Siamo sempre a ISPO, in questo caso stand Ferrino con Enrico che ci racconta le novità per il prossimo inverno. Ciao Enrico. Ciao ragazzi, bentornati. Ormai sono contento di questa visita annuale e siamo qua dietro con la nostra nuova Extreme 2. Sono molto orgoglioso di presentarvi Extreme 2, la nostra, diciamo, evoluzione della vecchia Blizzard, con modifiche importanti, paleria in carbonio, una forma un po' più ridimensionata, tutto ciò per riportare un peso di soli 890 grammi per una tenda per una tenda Expedition da spedizione. Siamo andati a testarla appunto per queste modifiche in Galleria del Vento. La Galleria del Vento ha portato dei risultati incredibili. Praticamente immobile ha resistito a raffiche fino a 150 km/h e per questioni di sicurezza in realtà abbiamo poi smesso la prova a 150, ma a parere mio poteva anche resistere graffiche più importanti. Siamo già comunque super impressionati da quel numero, un numero importante per un peso veramente contenuto. Per quanto riguarda i materiali invece, come è fatto? Quest'anno tra l'altro abbiamo cambiato anche un po' i materiali. Allora, il Dyneema è sempre il Dyneema, ma è bio-based per questo modello, e l'altra parte arancione che vedete è un nylon, recycled nylon, e quindi questi sono i materiali che la rendono, diciamo, anche sostenibile, o comunque tutti i materiali sono riciclati o bio-based. Ma non solo la tenda, perché insieme alla tenda è arrivato anche il sacco a pelo. Esatto, abbiamo affrontato anche il restyling del nostro Revolution, che vedete qua, il nostro sacco a pelo più caldo della gamma. È un 1200, Revolution 1200 con temperature comfort tra 15 e meno 23. Rispettivamente 15 donna, 23 uomo. È un sacco con ovviamente un feeling di 1200 grammi down, 90-10, 800 queen, e un tessuto esterno, un nylon 10 denari. Questo sacco a pelo inoltre ha un rinforzo sui piedi, se nel caso della scelta degli alpinisti, per certi dormono con gli scarponi addirittura, quindi ha un rinforzo apposta per i piedi, e ha un cursore di zip anti, diciamo, inceppamento zip molto efficace. Siamo molto orgogliosi perché tra l'altro abbiamo già presentato e questi due prodotti saranno già in viaggio quest'inverno con il nostro ambassador Alex Cicon, che l'anno scorso è riuscito a fare vetta al Manaslu in invernale. Sia la tenda che il sacco a pelo, lui aveva molte aspettative ed era molto contento di queste novità, quindi noi pure incrociamo le dita. Perfetto, grazie Enrico. Vi ricordiamo solamente che questi saranno i prodotti per l'inverno 24-25. Esattamente, FU24, grazie del vostro tempo, spero di non avervi annoiato. Ciao.